c'è scritto? L'azienda sanitaria ci invita a fare il test per la prevenzione del tumore del colon retto. Ma noi stiamo bene. Lo sai che il tumore del colon retto spesso non dà sintomi? E allora? C'è scritto che tramite un test, gratuito e semplice da fare a casa, è possibile scoprire formazioni benigne che possono diventare tumori. Bene. Sarebbe opportuno farlo subito, questo test. Eh sì, facciamolo. Se hai tra i 50 e i 69 anni, rispondi alla lettera dell'invito della tua azienda sanitaria. Fai il test. Per questa indagine non serve il commissario, serve tu. Campagna informativa sullo screening per la prevenzione del colon retto nella provincia di Ragusa, a cura del Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda Sanitaria Provinciale. Questa conferenza stampa volevo farla prima, purtroppo è coinciso tutto con il mio matrimonio e quindi la mia partenza e eccomi che al ritorno volevo annunciare ufficialmente, anche se è stato già fatto al mio partito con la presentazione delle dimissioni già da qualche mese, già da prima dell'estate, solamente adesso riusciamo con i tempi tecnici ad affrontare il passaggio nella direzione della vita amministrativa, quindi della sindacatura, con il consiglio che andremo a fare questa sera. Ho già avuto modo di spiegare ad alcuni di voi, ma probabilmente la maggior parte di voi lo saprà, che le motivazioni per cui mi hanno indotto a rassegnare le dimissioni non sono assolutamente delle dimissioni di carattere politico o di carattere amministrativo, di vedute diverse rispetto al mio partito dell'attività amministrativa, ma si tratta solamente di dimissioni che hanno un fondamento nella particolare situazione professionale in cui mi trovo. Io vengo da 22 e 26 mesi al signor Campo Salvatore. Di Ragusa glielo offre lei. È tutta la categoria di Corigli è già coppa assegnata. Arriva di oltre 24 mesi alla signora Nicitra Cielo Tarotibini. La nota positiva è quella che ci troviamo di fronte a prodotti di alta qualità e, come già detto, con altissime capacità produttive, vari tipi di catalizzatori, che sono poi utilizzati negli impianti industriali. I risultati raggiunti per quanto riguarda le capacità produttive delle linee di produzione e l'alto livello tecnologico del centro di ricerche è chiaramente frutto dell'impegno. Noi non possiamo che essere d'accordo. Ci è parte, in parte positivo, poiché un assessore comunale si è preoccupato della salute dei cittadini. Questo è quanto il sindacato di fabbrica e la categoria dei chimici CGF, CISL, UIL vogliono mettere in discussione, mediante il confronto di oggi. Mi aspunto sicuramente ad un approfondimento della situazione della crescita occupazionale che intraprendiamo, restano fine a se stessi. E perché manca una cultura industriale? E perché, come è detto nella relazione, condizioni obiettive, coordinato e complesso
che possa portare avanti un settore specializzato in un settore di iniziativa, ma sono enti per piccole cose, che poi non sono piccole cose, ma sono significative. La classe sindacale e politica ragusana viene messa alla prova. Siamo insieme al presidente della provincia San Mito, presente al convegno organizzato dal Partito Comunista sul risanamento delle aziende agricole dalle malattie infettive, tubercolosi e brucellosi. Il Partito Comunista si occupa con questa assemblea di un problema che è di vitale importanza in questo momento nelle nostre campagne. Abbiamo con noi il signor Criscione. Io credo che non si dovrebbe aspettare una legge, perché il problema è grave e urgente, urgentissimo, perché mentre che noi aspettiamo un allevamento che ha qualche capo infetto, nel giro di pochi mesi può avere tutto l'allevamento infetto. Perciò questo aspettare una legge potrebbe significare perdere tutto. La coppia ragusana formata da Gianni Tumne e Vito Noto, trionfando nel terzo relibre, ha vinto anche la Coppa Italia settima zona a una prova dalla fine. Noi abbiamo avuto un po' così la cosa di scegliere la gomma giusta e di passare anche nella maniera giusta. Dopodiché, magari a causa anche di qualche incidente che è successo e a conseguenza del quale magari c'è stata una parziale occupazione della sede stradale, così ci sono stati degli altri conseguenti incidenti che hanno un po' portato a una decimazione di quello che era il lotto dei concorrenti, diciamo. Secondo me era una prova proprio da rallisti, da gente di esperienza, per cui affrontandola con il giusto ritmo si poteva passare indenne, secondo me. Professor Damigella. Il convegno sostanzialmente dovrebbe servire intanto a fare il punto su alcuni aspetti dell'olivicoltura, direi non solo del ragusano, proprio perché esistono tutta una serie di situazioni che poi sono riconducibili a fattori comuni e quindi a comunione anche di problemi e di prospettive. Poi su questo siamo stati sconfitti, voglio dire, con estrema chiarezza, ed è mancato poi un momento di battaglia vero e reale attorno alla questione fondamentale nel migliorare la qualità della scuola in una società che non è con le stesse tematiche degli anni 70, in una società che non è più quella, e cominciano a prevalere i tecnici, e cominciano a prevalere gli operai altamente specializzati, cioè c'è un processo che tende ad accentrare tutto sulla macchina, ad avere le sale quadro centralizzate, computerizzate, così via di seguito, in cui si elimina una parte. Allora, se negli anni 70 noi abbiamo avuto un grande momento di splendore, il compagno Lama fa un'analisi molto critica di quell'errore. I costi non sono esagerati, perché una volta che un aeromodellista ha comprato l'apparecchiatura radio, si è dotato di una dotazione di motori, e uno o due, uno piccolo e uno più grande, poi gli aeromodelli può anche iniziare a costruirli da sé, su disegno, comprando anche solo il legno di balsa. E costruendo in questo modo un modello può costare anche 20-30 mila lire. Ecco, seguiamo qui il signor Cappello mentre prepara il proprio aereo al volo. Allora, i costi di questi modelli, voi vi proponete solo con un modello oppure... No, diversità di modelli, i modelli devono essere, non si sa, queste qua, certo, io sono modello da professionista e vengono a costare moltissimi, e poi si può cominciare anche da modelli molto piccoli, l'apertura alare come 1,20, 1,100, questi sono modelli da professionisti, quindi il costo è elevato un po'. Con quale spirito lei partecipa a questa... con quale spirito partecipa a questo raduno? Ah, sono stato l'organizzatore qua io, caspita. L'organizzatore quindi di tutto, ho presentato i miei modelli, la bellezza anche degli amici di Augusta, quelli di Catania, cioè che adesso andremo a vedere Papale, Fabio Papale, che è un campione nazionale, il nostro Fabio Papale, abbiamo qua un campione nazionale Fabio Papale, poi abbiamo il dottor Spanò, che è un altro dirigente, un altro come dire
ha una direzione anche questo, un club dell'aeroclub di cose di Augusta, sì. Di Augusta. E poi abbiamo quelli degli amici di Vittoria, abbiamo anche, e non sono venuti quelli di Siracusa che hanno lasciato a desiderare veramente. Non sono venuti, dovevano venire circa 17 ancora, 17, 7 piloti e altri. Signor Sortino, allora la prossima manifestazione di questo tipo, il prossimo raduno è imminente. Speriamo di farla al nostro club di Vittoria nel mese di aprile.